alza quel volume che siamo già tornati. Mi ritorno in mente show, oh, oh. Le telefonate, personaggi strani, poi gli spettatori, ne facciamo due o tre. Ed il piemontese falso ma cortese, che ci piace tanto tanto e non ci annoia se tu stai sull'8-7. Stasera resta qua, canale 87 su RDE TV. Evviva! Bello quando il pubblico ci ama! Sì! E lo fa spontaneamente! Vai! Decima puntata del Mi Ritorno in Mente Show, Marta! Oh, decima sul canale 87 di RBE. Siamo anche in streaming sul sito www.rbe.it. Poi potete seguire tutte le nostre puntate anche sul canale YouTube. Ma noi siamo carichi, eh! Siamo carichi! Il pubblico del Moscerino qua che è pazzesco, eh! Pazzesco! Però per essere più carichi, ecco! Sì, sì! Però per essere più carichi io direi che ci vuole un po' di stretching. Hai ragione. Come tutto il teatro, gli spettacoli hanno bisogno di stretching, di training. Bisogna iniziare così in modo professionale. Sì, sì. Quindi io direi di caricarci tutti anche col pubblico. Dai. Partiamo con un po' di ginnastica. Sì. Sei pronta? Sono pronta. Dai, partiamo? Vai. Meno male che ti batte, guarda, meno male. Vabbè. Bene, questo training, sì. Il training c'è. Il training c'è, è stato fatto, tutto a posto, quindi... Bene. Che si fa? Che si fa? Io direi di iniziare. Sì, iniziamo. Iniziamo perché il pubblico sta diventando sempre più grande, quindi la gente ci scrive, ci contatta, ci dà feedback, consigli. In questo caso abbiamo selezionato dei messaggini, quelli più belli, che sono arrivati alla nostra regia, soprattutto per quanto riguarda complimenti, apprezzamenti, ma consigli anche per migliorarci. Sì, consigli del pubblico. Perché sì. Non siamo presuntuosi. No. E quindi vogliamo imparare dai nostri errori. Sto farfugliando, prego. No, è giusto così. Giusto. I consigli del pubblico, perché noi vogliamo migliorare, no? Certo, e vogliamo sapere cosa ne pensano. Sì, dai, andiamo col primo messaggio. Primo messaggio. Direi che tutto ciò che fate mi piace ed è molto buono. Si vede che lavorate con impegno e con professionalità. Io però farei qualche primo piatto in più. C'è una vasta primo scelta piano, di secondi. Forse. Io aggiungerei, per esempio, anche gli gnocchi, che piacciono sempre a tutti, e magari i risotti. Comunque, ottimo ristorante, davvero, tra i miei preferiti, lo consiglio. Per un momento avevo pensato fosse un'altra persona, vabbè, ma non importa. Ma ristorante? Forse c'è stato un errore, vabbè, può succedere. Vabbè, questo era il primo messaggio. Comunque, regia, mandiamo il secondo messaggio che però sia un po' inerente alla nostra trasmissione. Un altro messaggio, sì. Sì. Ottimo spettacolo, costruito davvero bene, sì. Con precisione ed accuratezza. Sì. Se proprio devo dare un consiglio, sì, direi di dare più risalto alla musica, di conseguenza all'orchestra, che mi sembra un po' buttata lì in un angolo, insomma, un po' da sfigati. Per il resto l'opera verdiana è stata costruita davvero con maestria, complimenti. L'opera verdiana. Accetto i complimenti. Sì? Posso dire che sottoscrivo la questione dell'essere messo all'angolo? Sì? E per quanto riguarda l'opera verdiana? Sono un grande estimatore di pezzi di Verdi, quindi... Vabbè, un altro messaggio così. Però regia, li selezioniamoli bene, per favore. Ecco. Quindi almeno sul terzo Terzo messaggio. Bravi davvero. Sì, stavolta ci siamo. Soltanto un paio di consigli per migliorare il tutto. Sì.
Intanto, via subito lo strimpellatore di canzonette. Vabbè, su questa ha ragione. Direi di togliere subito quel badola con accento piemontese. Tu. Quindi, per finire, direi di sostituire i due presentatori. Lui ormai da pensione, lei tappa che non si può vedere. Insomma, davvero bravi con questi accorgimenti, per me fate il botto. Allora, evidentemente una base c'è, una base forte. Ma che base? Probabilmente non siamo noi, però. Vabbè, vabbè, senti, comunque, tolta la musica, tolto il maestro di piemontese, tolti noi, il resto funziona. Il resto funziona. Il poi se piace. Butta via. Poi un consiglio è di fare più primi, sì. No? Togliamo i secondi. Sì, facciamo togliamo più primi. I secondi, mettiamo i risotti. Facciamo, all'orchestra. Poi ci vuole un'orchestra. Esatto, a l'opera posto. Verdiana è... Vabbè, dai. Vabbè, che siamo bene, vai, 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 vai. Allora, senti, per tirarci su di morale... Tiriamoci su di morale. Io direi di fare subito un gioco musicale. Dai, no, troppo presto. Sì, no, sì, adesso. Vai, troppo gioco presto, musicale, mi avete tutto questo spazio adesso. Sì, vai, vai, vai. Gioco musicale. Sì, va bene, signore e signori, giochiamo! Allora, fatemi un applauso, via. Molto bene. Benvenuti e benvenute al pubblico del Moscerino qui questa sera, che sarà parte attiva del nostro gioco musicale come sempre. Allora, questa sera, per tutti coloro che sono nuovi, si tratta di indovinare una canzone, ok? Un brano che costruiamo passo passo, strumento per strumento, uno dopo l'altro. Ad ogni step avete la chance di indovinare, quindi qualsiasi momento fermateci e noi siamo contenti. La canzone di oggi cerca di darci un po' le vibe del tema della serata, è un genere che... così ci si gode la vita. Ah, ok, va bene. Godiamoci. Allora, partiamo con le percussioni. Insomma, da lontano. Allora, mi rendo conto. Che è un po' poco. Vabbè, ma io non pretendo niente, noi non pretendiamo nulla. Nessuna idea? Sapete che siamo su un vibe rilassato. Andiamo di basso. Basso. No? Che dite? Mettiamoci un po' una sequenza di basso. Qui non lo so, vedo qualche faccia traballante, qualche testa che inizia a dire qualcosa sta arrivando. Però se nessuno si lancia io vado avanti. Qualcuno del pubblico vuole cantarla. Don't worry. Be happy. Don't worry, be happy. In casa dai, qualcuno che ce lo dica ad alta voce. Grazie! E non preoccupatevi, siete felici. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Che meraviglia, ragazzi! Non faccio neanche sforzi. Belli e bravi! Grazie.
E quindi con questa canzone che ci mette allegria, beh, proseguiamo la serata. Proseguiamo. Proseguiamo. Molto bene. Già. E arriviamo un po' al dunque, no? Sì. Al clou della serata, perché ogni serata, ormai lo sapete, ha un super ospite, ha più super ospiti, e quindi abbiamo qui con noi sul palco del Moscerino questa sera tre giovanissimi imprenditori dell'azienda nonese Let's Green Italia, che dal 2018 produce e distribuisce prodotti a base di CBD. Daniele Zago, Andrea Pautasso, Luca Valcarenghi. Eccoli qui! Eccoli qui! Abbiamo cacciato una... Benvenuti, ragazzi! Prego, prego. Prego, prego. Grazie. Allora, intanto vi cediamo un microfono. Eccolo qua. Grazie. Ciao, allora, ciao. Un attimo, perché io vi ho presentati, adesso non sappiamo più chi è Daniele, chi è Andrea, chi è Luca. Io Daniele. Perfetto. Mi sembra Andrea. Andrea. Sì, da... bene. E io Luca, per ok, perfetto. Allora, dai, iniziamo un po' a cercare di indagare sulla vostra storia, no? Che, un po' su quello che avete fatto, perché avete fatto qualcosa di particolare, no? Adesso lo spiegheremo bene al pubblico. Siete tre giovanissimi, avete sui 26 anni, 25, sì. Chi è il più vecchio, 26? Io sono il più vecchio. Sì, sì, ma di pochi mesi, ci passiamo pochi mesi. Ci teniamo a dirlo. Però 5 anni fa avete messo su un'azienda. Giusto? Sì, esatto. Quindi sì. Pensate un po', no? Ventenni, non ventottenni, ventinovenni, ventenni avete messo su un'azienda. Un'azienda che va avanti da 5 anni, quindi dal 2018, ma prima 2018, di... 2018, sì. 5 anni ormai. È pazzesco. ce la stiamo facendo. E prima di parlare dell'azienda, noi volevamo capire così velocemente come vi siete conosciuti? Ma noi ci conosciamo praticamente da... Per errore, da Gagni, cioè loro andavano all'asilo insieme e noi abbiamo abitato in realtà nello stesso palazzo e poi abbiamo frequentato le scuole insieme, quindi siamo sempre usciti insieme, nello stesso gruppo, sì sì, tanti anni che ci conosciamo. Che ci sopportiamo. Quindi a un certo punto com'è nata questa idea di creare questa azienda Let's Green Italia, che poi diciamo magari subito di che cosa si occupa prima Daniele, ancora di... Com'è nata questa? Noi avevamo sempre sognato in realtà di fare qualcosa insieme, quindi avviare anche un'attività insieme. E avevamo la possibilità di sfruttare dei terreni e quindi ci siamo lanciati in questa avventura. È nata il giorno del mio compleanno, quindi è stato Andrea che insomma mi ha detto, era una roba di cui parlavamo, c'era stato da poco un cambio a livello normativo proprio riguardante il settore canapa. Ecco, perché diciamo di cosa si occupa Let's Green Italia? Ci occupiamo di prodotti al CBD, quindi coltiviamo canapa e dalla canapa facciamo altri prodotti derivati. Sì, sì. E il giorno del mio compleanno, appunto, Andrea era una roba che seguivamo già da tempo e si è sbilanciato, ha lanciato un po' la proposta e da lì siamo partiti. È stato il tuo regalo di compleanno. Grazie. Averne amici che ti fanno questi regali di compleanno. Sei contento di questo regalo. Avete dei prodotti che sono importanti anche in campo sanitario, no? Che sono... aiutano, possono essere molto importanti anche in quel campo, oltre che nel resto. In che modo? Diciamo che attualmente la normativa non consente di vendere questi prodotti a uso medico, però in realtà ci sono tante ricerche che appunto dimostrano l'efficacia del CBD. Ecco, in che modo? Cioè, se, per farla semplice... Viene utilizzato principalmente come rilassante, e se non per la terapia del dolore o quindi per curare anche dal semplice mal di testa al mal di gola a chi utilizza invece il CBD per patologie più gravi, quindi Parkinson, fibromialgia... Sì. Crisi epilettiche addirittura. Quindi non come vero e proprio medicinale, però può essere commercializzato, cioè in commercio. Esatto, cioè, può essere commercializzato. Non come prodotto medico, ma appunto come prodotto a uso collezionistico, okay. Per il momento. Sì, ok. E come
strutturata la vostra azienda? Perché adesso ci siete voi tre, che siete la parte anche imprenditoriale, ma poi cioè, come è strutturata? Avete anche altri dipendenti? Oppure come funziona il vostro lavoro? Perché noi siamo molto ignoranti, devo dire, in questo... Cioè, Ma allora, al momento siamo solo noi tre perché sì. Non ce lo possiamo permettere, quindi già non mi posso permettere questi due, per cui è un casino avere anche altri dipendenti, diventa veramente lunga. No, al momento siamo solo noi tre, in realtà facciamo un altro lavoro al di fuori di questo, sì. Tutti quanti, per cui le ore sono poche, bastiamo noi, avanziamo anche addirittura. Fondamentalmente siamo divisi a grandi linee a settori di competenza. Luca è il nostro braccio e la nostra mente nel costruire le cose, Daniele fa tutta la parte commerciale, fiscale, economica e io non faccio niente, sono grafico, letteralmente io disegno, sono inutile, però modesto, non credo. E quindi niente, fondamentalmente siamo divisi in questo modo qua, al momento speriamo di ingrandirci nel prossimo futuro, ma soprattutto di iniziare poi a fare solo più questo nella vita, quindi continuare nel campo della canapa e non solo, diciamo, nel campo dell'agricoltura in generale. Noi vi abbiamo chiamati anche perché quando abbiamo letto la vostra storia ci siete sembrati veramente un esempio per i giovani, giovanissimi, perché pensare che tre giovanissimi come voi siano già centrati con la testa su una cosa e su uno scopo come mettere su una società ci sembrava spettacolare come cosa. Però anche adesso, a noi. Anche sì, immagino. Però pensare addirittura, adesso lo scopro qui stasera con voi, che lavorate e fate anche altro insieme, mi sembra quasi impossibile, cioè nel senso riuscite veramente a avere doppio lavoro così, cioè una società, un'azienda, ecco. Sì, sì, cioè riusciamo nel senso che al momento a grandi linee riusciamo a tenere il ritmo, periodi dove facciamo un pochino più fatica, dove arranchiamo un goccino di più, però in generale riusciamo a tenere questo ritmo. Si spera di non doverlo mantenere troppo a lungo e di riuscire poi a togliere qualcosina, perché effettivamente ci sono dei periodi, tipo quello che c'è stato adesso della raccolta, che sì. Tolgono davvero tante energie. Sì, certo. Però al momento è necessario fare così. I nostri genitori non ci mantengono, hanno deciso di fare questa follia di non mantenerci, e quindi ci tocca mantenerci per conto nostro. Però vale la pena. Avete anche un sito bellissimo, quindi voi lavorate anche, immagino, con un commercio estero, vendete i vostri prodotti anche all'estero, oppure... Sì, il mercato non è solo italiano, nel sì. senso che in realtà, soprattutto su quello che è l'infiorescenza, c'è anche un grande mercato all'estero che non è esclusivamente italiano. Per quanto riguarda tutto quello che è il prodotto derivato, in realtà rimaniamo più in ambito italiano, ma ci spostiamo non solo in Piemonte, ma in varie regioni d'Italia, fino ad arrivare a Sicilia, direi. Siamo clienti anche in Sicilia, quindi comunque spaziamo abbastanza. Col fiore diciamo che è un pochino più facile, prodotto di base non c'è bisogno di nessuna lavorazione secondaria se non la raccolta e la pulitura e lo stoccaggio, riusciamo a spostarci anche all'estero e quindi avere un mercato un pochino più ampio. In Italia sono tante le aziende come le vostre o no? Sapete più o meno dirci i numeri? Numeri ufficiali al momento è difficile perché essendo che c'è qualche... Sì, cioè adesso inizia ad esserci qualche associazione di categoria che cerca di raccogliere un pochettino le imprese, ma finora poche. Si parla comunque già di decine di migliaia di posti di lavoro in tutta Italia, quindi... È già un buon numero, sì, sì. Si potrebbe fare di più, ma attualmente appunto la normativa non lo consente, quindi spaventa un pochettino chi vorrebbe investire nel settore, ma è ancora un po' timoroso. Però sì, diciamo che c'è stata una bella crescita e molto esponenziale in questi anni. E quando si fanno questi lavori un po' particolari, no? Quando uno ti chiede che lavoro fai, è sempre un po' difficile definirsi, no? Quindi volevo sapere così, volevo sentire anche Luca. Quando vi chiedono cosa fate, cosa dite? Ecco, cosa dite? In poche parole. All'inizio fai fatica a trovare le parole, nel senso che per noi è facile spiegare quello che facciamo perché lo conosciamo. Quando lo spieghi a qualcuno che non lo conosce, devi riuscire a fargli capire anche il concetto che c'è dietro al nostro lavoro, che è la cosa difficile. E quindi parti da tutta la parte concettuale, di perché abbiamo fatto anche queste scelte, di come anche il mondo del CBD, della canapa, non sia il mondo che tutti conoscono, che è ovviamente associato ad altri prodotti, ma c'è tutto un mondo dietro che in realtà è molto... Cioè, è un mondo molto bello, molto, molto utile anche sotto certi punti di vista, quindi ci si cerca di approcciare così, ecco. Ma voi quando 5 anni fa
avete detto alle vostre famiglie, ecco, ai vostri genitori, quello che volevate fare? No, ma perché, sai, ogni tanto... io quando ho detto che volevo fare a teatro, adesso c'è mio padre qua, però non so come l'ha presa. Però, ecco, voi... Com'è andata con le vostre famiglie? Per me sono stati, cioè, mi hanno supportato molto, hanno accettato molto bene la cosa, perché comunque l'abbiamo, prima di fare la scelta di volerci mettere in questo settore, ci siamo informati tanto e quindi siamo arrivati molto pronti da quel punto di vista lì, quindi mi hanno supportato su quello. Questo è bello, sì. Sì, sì, anche la mia famiglia effettivamente, essendo che siamo partiti molto prima, nel riunirci, parlarne, raccogliere vari feedback da gente che più o meno iniziava a operare nel settore, diciamo che l'hanno accolta bene, ci hanno proprio supportato, ci hanno dato una mano anche quando ne avevamo bisogno, soprattutto nelle fasi iniziali. Sì, quindi non solo un appoggio psicologico, ma proprio materiale anche. Anche materiale. Sì, questo è quello che è successo anche a me. La parte lavorativa. Questa è la cosa bella, cioè nel senso che se c'è qualcuno che ti aiuta, soprattutto quando hai un sogno, per me era un sogno, adesso per il vostro penso anche, cioè mettere su una società, un'azienda, penso che soprattutto per un giovane di 20 anni sia una cosa spettacolare. Adesso dopo 5 anni siete qui, fra 10, 20, 30, speriamo che veramente la vostra cosa diventi enorme e che diventi grandissima. Sì. Avete fatto anche degli open day, letto ultimamente? Sì, la gente recentemente. Volevamo festeggiare appunto i 5 anni di attività, nel mentre eravamo nell'ultima fase di coltivazione, eravamo presso la raccolta. E quindi ci faceva piacere aprire le porte della nostra azienda, far vedere esattamente che cosa facciamo, che poi è anche quello che ci ha spinto un po' a iniziare questa attività, cioè far conoscere la canapa e tutti questi prodotti che ne derivano. Bene, grazie. Per il momento grazie. Grazie, ma poi dopo tornerete sul palco e continueremo la nostra chiacchierata. Sì, grazie. Sono spettacolari, io a 20 anni mettevo ancora i pantaloncini corti e praticamente... Sì, io a 20 anni leggevo ancora il Cioè, quindi... Vabbè, grandissimi, allora... Allora, adesso è il momento della pubblicità, però. Sì, la pubblicità c'è. C'è la pubblicità, no, ci paga... No, non fate quelle facce, la pubblicità qua, c'è. Vieni qua, povera anima, vieni qua. Dai, stai tranquillo. Andato a mangiarmi un gelato, si stava così bene, guarda. D'altronde ci hanno detto che vogliono l'orchestra, e tu sei una cosuccia. Ho capito, io sono quello che sono, faccio quello che posso, cosa devo dire? Ma fai già tanto. Faccio già tanto, diciamo la verità. Allora, la pubblicità. Noi dobbiamo pubblicizzare il nostro prodotto principe, che è il Pepe Rino. Allora, ditelo con noi, Pepe. Pepe. Pausa, perché c'è una pausa in mezzo, perché fa differenza. Molto importante. Rino. Oh, benissimo. Pepe Rino. E allora io direi che possiamo andare con la pubblicità. Su ogni cosa, se ne abbondi sul filetto, poi ti brucerai il culetto. Pepe Rino, che buono questo pepe. Pepe Rino. Pubblicità, grazie. Tasche piene! Che c'è? Che c'è? Troppa? Troppo? Troppo? Allora, la crema è di là. C'è il secchio pieno, eh? Vado. Vai. Per una volta che tu non avevi mangiato tre. Vai.
Mettine tanta, che poca non basta. L'ho detto. Vabbè, guarda sti ragazzi. Ci sono le istruzioni dentro, Peperino. Fate attenzione, leggetele prima di metterlo. Troppo fa male. C'è una dose giusta, no? Ecco. C'è una dose, evidentemente non è stata rispettata. Ma adesso arriva il momento degli allacciamenti, dei collegamenti. Insomma, far entrare qualsiasi tematica nel mondo piemontese, nella lingua piemontese, solo lui ci... Il maestro! Il maestro di piemontese. Madonna, ma gli occhiali tutti sporchi. Oh, allora, buonasera. 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 Ma questo oggi è professionale. Siamo curiosi di sapere come farà entrare la canapa e tutto nel, esatto, nel, nel piemontese. La cauna in Piemonte. Vabbè. Perfetto. Cioè, la producevano. C'è addirittura una regione intera che si chiama Canavese, che prende il nome dalla canapa. Ah. Hai capito? Hai capito, non sapevamo. Perché ai tempi del re Berengario, che c'era la dinastia degli Anscarici di Ivrea, c'era questo piccolo appezzamento dove facevano la canapa tra Strambino, Castellamonte, Salassa, Gallenca, tutta quella zona lì, e Cornier. E in quella zona lì c'era questo posto che si chiamava Cascina Canapa, dove facevano... La cauna. E poi piano piano tutta la zona del Canavese si faceva tanta canapa perché si usava per la stoffa. Bene. Chissà come mai non gli è venuto in mente di farne altri usi. Fatto sta che... Salutiamo gli amici del Canavese. Sì. Amici del Canavese che non rispondono quando uno gli fa le domande. Ma... No, lo dico perché io ho chiesto cosa e non mi è arrivata la risposta. Vabbè, ma mi serviva. Il Canavese non ha risposto. Mi serviva e non neanche l'ha risponduto. Rispondendo. Allora. No. Cose personali, andiamo avanti. Sì. Comunque, oggi raccontiamo una cosa in canavesano, cioè quindi io voglio fare un omaggio a questa terra magnifica, Facciamo. Che poi non era l'unica dove si faceva la canapa, perché la facevano anche a Carmagnola, dove facevano tantissime cose a Carmagnola, oltre ai pantaloni, le giacche alla Carmagnola, a fare le danze da Son la Carmagnola, Carmagnola, vive le son la Carmagnola, vive le son, Ducano, c'è la canzone, e poi facevano la canapa, la cauna anche a Carmagnola, però più modernamente per le forniture militari. Poi spiegheremo perché proprio a Carmagnola. Ci porta qualcosa di importante oggi? Portiamo una testimonianza che fa capire quant'era radicata sta cauna in Canavese, che addirittura nelle storie antiche, nelle cunte, c'era la cauna. E andiamo a questa storia qua, e esiste anche su YouTube, raccontata dalla viva voce di, che adesso è morta naturalmente, la viva voce di Leonilda Chiartano. Leonilda Chiartano di Rueglio, classe 1888. C'era da aspettarsi. Beh, già che è morta, scusa. Ha vissuto. L'hanno registrata nel 1972 a raccontare questa favola qua. 51 anni fa. Beh. Allora, si intitola La Passad la Cauna. Cioè il processo, la produzione, la lavorazione della canapa. Ma cos'è un racconto? È una storiella. Una storiella misteriosa. Dell'orrore. Ah. Allora, è in canavesano, però più o meno si capisce. Ah, ma beh, tanto chiaro. Non capiamo mai niente. Però la traduci tutta. Sì, la traduciamo. Ci restiamo di oggi o finiamo domani? Tacuma. Allora, aiera na fumonna. Dokula ka, alava na masnazi tant la cuna, aieta kamal, a seppia la cuna, alendanto il buil, alendala per andare a farsi del maisini per sta masna. Come si sente la differenza? Allora, c'era una donna, aiera na fumna, c'era una donna di quella casa. Aveva una masnacita, un bambino piccolo, anche la cuna, nella culla. Sì. Aieta Kamal, le è venuta una malattia al bambino. No. All'andante il buil. Buil è la stalla dei buoi. Quindi è andata nella stalla, in una stalla dove facevano le veglie la sera, tutti quanti, che faceva caldo, si scaldavano tutti insieme. È andata là per andare a farsi dare delle medicine per sta masnà, per sto bambino. Poverino. All'entra drinta il buil con sta masnà, su ta la sola la cuna.
Aiera, il Ceravisk, Engir de fi tuta torre buil, la cafavn ogni dünger se trovai. Perché guarda sempre cioè, quando finisce? È entrata dentro la stalla con questa bambina sotto l'ascella la culla. C'era nella stalla la luce accesa, il Ceravisk, e un giro di ragazze, un gir de fi, tutto intorno alla stalla, cioè un rondò di ragazze. Là che facevano ognuno il suo lavoretto, perché nelle veglie, visto che avevano lavorato tutto il giorno, facevano cena e poi lavoravano ancora. Dei lavoretti specifici della sera, che si facevano così, no? Ecco. Sì. Bon. E chi la lenda drin e alla dit, buonasera, buonasera, assava pi ante andassi a star. Ascoltate Leonilda Chiartano, Allora, lei è andata dentro e ha detto buonasera, buonasera. Non sapeva più dove andarsi a sedere. Hai un fem post, all'endan su, e ha sebita la cuna, si sunui, e alla pinca la bugiar. Cioè, le hanno fatto posto, si è andata a sedere lì, si è messa la culla sulle ginocchia sì. E non ha più, alla pinca la bugiar, non ha più osato muoversi. Muoversi, stata ferma, sì. Allora, ste gent, chi l'hai dit? Cioè, a queste persone lei gli dice: oh, i siete tutte sul travai? State lavorando tutte? Ecco. Sì. Hai este una caladit, casausa dis. Melmo i granda la passad la cauna. Cioè, adesso, qua è il passaggio che io ho chiesto ai canavesani di aiutarmi a tradurlo. E non ti hanno risposto. Ma nunca la rispondi. Ah, ecco! Cioè, questo è il passaggio cruciale, perché c'è questa ragazza della veglia che si alza in piedi e che dice «Mel moi granda la passata la canna». Allora, la passata la canna è la filiera della canapa, l'abbiamo capito. Sì. «Mel moi granda» non si sa cosa vuol dire. Quindi noi rimaniamo così. Non... Rimaniamo col dubbio. Sembra che gli stia facendo un mascogno. Dopo vediamo tutto. Adis sì, cioè praticamente la ragazza, la mamma, comincia a dire sì, sì, sì. Adis sì. 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 E qua comincia a recitare tutta la filiera della canapa in canavesano. I van semnala, cioè la seminano, e poi la coien, e poi la raccolgono. E poi fanno il menavel, cioè fanno... come si dice, un covone maneggevole, ecco. E poi dopo vanno a anguiala, cioè cosa vuol dire? Vanno a anguiela e vanno a immergerla nell'acqua perché si macera sì. La canna, ecco. E poi vanno da guiala, cioè la tirano fuori, la sgocciolano perché così poi se la possono separare. E la buttano a peca secco, ecco, la fanno seccare, no? Cioè la tirano fuori dall'acqua e la fanno seccare. E poi la pien, la destien, cioè poi la prendono e incominciano a fare la prima scrematura dove separano la parte che bruciano perché non serve e la parte con cui ci fanno la fibra. Sì. E poi pien su sì e la portano alla pista e poi la portano al peceninca, alla pecena. Allora, cioè, quindi prendono questa cosa, questa fibra grezza, la portano alla pesta, dove la separano dalla parte legnosa, cioè, e gli rimane un po' di fibra. Poi la portano al pecenin, cioè il pettinatore, che alla pecena, la pentenga in torinese, no? La pettina. Sì. Ecco, con dei pettini che erano, non dovete immaginarvi, erano dei pezzi di legno con dei chiodi, ed erano i pettini. Calapecena. E poi la filen, cioè la filano, e poi fan bua, cioè fanno bucato, la lavano, cioè sì. La lavano come la lavano. Sì. E la naspen il fil, cioè annegano il filo. E poi fan bua di nuovo, e poi piena il filo e vanno a ordire la tela, cioè prendono il filo vanno a ordire la tela. E poi la tussioira fa la teila. La toila, pardon. E poi pien la toila e la butte in ambuà, cioè di nuovo, hanno fatto la terra e la lavano di nuovo, andava lavata in continuazione.
e poi fanno le camisi e si vestono, cioè fanno le camici e se le mettono. E il braia yomen, cioè i pantaloni per gli uomini. Certo. Bon. Alla sa più dir tut come che sfava da semnala sinca la finca sdurava. Cioè, ha saputo dir tutto come si faceva dalla semina fino alla fine quando si usa. Oh, bene. Quindi ha saputo dire tutta la filiera della cosa. Bene. Allora, quanca le stesse il fin a selva una e gli ha dit pare. Cioè, quando ha finito, sì, una delle ragazze si alza e le dice così. Ringrazia! Ma chi te sa più quintar la passad la cauna tutta roi sinca la fin, cioè ringrazia che hai saputo raccontare la filiera della canapa tutta dalle radici fino alla fine. Ma ringrazia se ti la sbagliavi al picit toc all'era qual gluria, cioè se la sbagliavi il pezzo più piccolo che restava di te era quello dell'orecchio. Oh, la miseria, ah, sì, che okay, simpatia, che accoglienza. Alla Duartalus, questa qua che poi era una masca. Cioè, questo, ah, cioè, alla Duartalus, sì, e una la vota sem partì. Cioè, queste ragazze della stalla sono uscite tutte, la prima ha aperto la porta e sono uscite tutte. E alla una sesta fumonna un tal buil, e hanno lasciato sta donna nella stalla. Sta fumonna me caloste alle partia, la turna andando a lecce, a ieta cal furum, la feura, cioè praticamente è partita, questa donna come stanno le cose, è partita e tornata nel letto, sì, le è venuto un febbrone, la febbre e l'anduman alle sta morta. Ora, le spavent della fisica che hanno fatto, all'era una fisica. Cioè la fisica, le streghe piemontesi, cioè le masche, sì, facevano le fisiche. Ah. Le fisiche è il nome delle maledizioni che ti facevano le streghe. Ah, quando era una specie di maledizione, no? E è stato mamma mia! Sì, ma i canavesani sono così. Per favore! No, no! Tu mi chiedi... Tu gli chiedi un favore e non ti rispondono. Cioè, voglio dire, non è un po' una cosa tanto... No, no, ma infatti... Poi, sai, non, cioè, è che uno va lì e glielo chiede tre volte, glielo chiedi una volta per non disturbare. Assolutamente. Ma certo. Bene, ma grazie, maestro. Grazie. Che dire? Ci ha fatto paura. Sì, un po' sì. È un po'... Comunque, drammatico. La cauna era così, si chiamava così. Così, bene. Certo. Bene, grazie. Complimenti. Grazie, maestro. Mamma mia, incredibile. Incredibile. Nel canavese. Salutiamo ancora tutti gli amici del canavese. Sì. Nulla contro di voi, è veramente, certo, assolutamente. Certo. Senti, è il momento, sì, delle notizie. Io direi che adesso, sì, dobbiamo lanciare le notizie. C'è il TG. E allora facciamo che... Ci colleghiamo con le notizie. Ultima ora delle notizie. Paolexa, abbassa lo schermo. Colleghiamoci con il TG. Benvenuti a questa nuova edizione del TG Rano le scatole, le notizie che non ti aspetti. In seguito alle critiche giunte in redazione dopo la prima edizione, ci teniamo a specificare che tutte le notizie sono basate su fatti reali. Ogni riferimento è puramente voluto. In apertura. Maria Sofia Federico e l'inaspettata confessione. Non mi lavo. Per carità, de gustibus, ma poi non ti lamentare se quando sali sull'autobus scende pure l'autista. Il servizio del nostro inviato, Lezzo d'Ascella. Lorella Cuccarini si confessa.
Ho combattuto le etichette. Ora però non sa più se il maglione può fare la centrifuga. Il servizio del nostro inviato, Pino la lavatrice. E passiamo alla musica, Mr. Rain, dopo il primo forum. Sento di aver fatto qualcosa di grande, ora sono molto più leggero. Ma si riferiva alla sua performance nel bagno del palazzetto. In chiusura, Gerry Scotti annuncia a sorpresa: è pronto il mio disco di Natale. Michael Bublé terrorizzato dalla concorrenza. Grazie per essere stati con noi in questa nuova edizione del TG Rano le Scatole. Ci vediamo settimana prossima con nuove notizie che non ti aspetti. Grazie. Senti. Che dire, questa informazione puntuale che abbiamo nello show, bellissima. Però mi rattristano le notizie dei TG, così mi lasciano sempre un po' di amaro in bocca. Io sai che c'è, adesso vado a prendermi un gelato. Vado. Ma che pure tu il gelato? Sì, vado a prendermi un gelato perché... E io che faccio qua? Sto sempre da solo. Tu intrattieni, io vado a prendere... Intrattieni? Ma mangi dopo, a parte che non si mangi il gelato ormai... Allora un bombolone, vado a prendere qualcosa. Un bombolone? Sì, vado, tu, intrattieni, vai. Ma io non lo so, ma veramente, ma vabbè, intrattengo io, siamo qui, dunque andiamo avanti con la scaletta, ecco, ci ritroviamo sempre nel momento della divulgazione scientifica, e allora facciamo un collegamento con la regia, abbiamo in chiamata, in collegamento dall'osservatorio di Mauna Kea, su un vulcano alle Hawaii, un famosissimo astronomo che ha 137 anni, lui ha collaborato con Einstein alla relatività generale, di origini russe da parte di nonno, ma è nato a Castellammare di Stabia. Abbiamo con noi in collegamento il grandissimo Kosmoski! Alloa! Alloa! Tu sai cosa significa aloha in lingua hawaiana? Sì, maestro, un bellissimo abbraccio che lei ci manda ogni volta, però se lo vuole rispiegare va anche bene. Significa condividere il respiro dell'amore. Dell'amore, sì, lo tenga un po' da parte il respiro, lei non lo condivida troppo. Quindi condividiamo tutti insieme il respiro dell'amore al mio 72. 72 è un po' lunghetto, eh. 72! Allora! Che bello, maestro. Allora, di cosa ci parla? Cosa ci racconta oggi? Avete sentito la notizia delle due astronaute della Stazione Spaziale Internazionale che hanno perso la cassetta degli attrezzi nello spazio? Eh sì, è successo qualche settimana fa, è vero. Ecco, per chi non lo sapesse, queste due astronaute sono uscite fuori dalla Stazione Spaziale Internazionale per fare un lavoro di manutenzione, avevano con loro una cassetta degli attrezzi, purtroppo è andata persa, sta vagando nello spazio. Addirittura forse è possibile vederla anche dalla Terra, eh. Ebbene, che cosa è successo? Semplice. L'amica era passata a prendere sotto casa l'altra amica per farsi un giro la domenica. Dove si va? No. Che dici di farci un giro nello spazio? Non pensi che sarebbe un po' eccessivo, dice lei? Eccessivo, c'è troppo spazio nello spazio. Forse sarebbe meglio fare un giro in centro. Il centro no, perché mi soffoca, preferisco gli spazi aperti, dice l'altra. Va bene, vada per lo spazio aperto. E così salite a bordo della stazione spaziale e fatto il pieno al primo distributore, hanno imboccato il casello per l'autostrada. No, non ci sono. Ma non sapendo bene dove andare, si sono fatti guidare dal navigatore, che le ha fatto fare una scorciatoia tutta sassi e buche. Vabbè, e non vuoi che alla stazione spaziale si fori una gomma? Certo, sì. Hai che sfiga! E allora prendono la cassetta degli attrezzi, escono nello spazio, aprono il portabagagli per prendere la gomma di scorta e rabbia tremenda! Ma dove cazzo?
Dove la gomma no, di scorta? Manco un ruotino c'è qui! Eh sì, è un problema, in effetti. E la seconda dice: sì. Non ci sono più le stazioni spaziali di una volta! Certo. Prendi il crick che la alziamo sì. No. E poi aspettiamo che qualcuno ci porti una gomma. Non basta un crick. E mentre stazione... aspettano le due sì. Amiche si fanno uno colpo di pesce. Immaginavo, guardi, uno per consolarsi sì. Fino a quando non arriva un trattore che regala loro la sua ruota di scorta. Ma le sta vaneggiando. E così la situazione sì. Spaziale diventa particolare sì. Certo. Perché la stazione molto. Spaziale riparte un po' in pendenza perché la ruota del trattore non è proprio della misura giusta, effetti, sì, ma in fondo problema. Bisogna accontentarsi, meglio storti che fermi. Giusto. E giusto, mentre sì. Viaggiano per i campi tra sì. Puzze di concime e merde di vacca, l'amica dice... Sì, cosa dice? L'hai presa tu la cassetta degli attrezzi e l'altra... Ma certo che non l'hai presa tu, ma io proprio no, ma sì che l'hai presa tu, ma no l'hai presa tu. Ma che si fa? Si torna indietro? Ma certo che no, godiamoci il viaggio alla prima ferramenta, si compra un altro crick e ora godiamoci un altro coppo de pesce. Capito com'è andata? Sì, guardi, questa volta le dico di sì. Abbiamo capito, guardi, la sua ricostruzione potrebbe essere una delle più plausibili, immagino, certo. Guardi, facciamo così, noi la ringraziamo, è stato veramente molto chiaro, molto importante il suo contributo e magari ci risentiamo in un altro momento, eh? Allora, sì. Maestro? Maestro? Maestro, già poco fiato, se lei lo spreca così facendo... Ma cosa sta facendo? Ha forato anche lei, cosa sta facendo? Maestro... Ma cos'è il caffè che sale? Vado a vedere. Cos'è su un vulcano? Che ci sono? I lupi sul vulcano, alle Hawaii. Insomma, Sono spiritosi i lupi anche. Fate una scorreggia. Ma a 137 anni i moti intestinali è difficile controllarli, è un po' come i bambini. Vabbè, grazie maestro, grazie mille, ci sentiamo prossima settimana. Quanto è bella la divulgazione scientifica di lui. Sì. Buono. Buono. Sono sporco di cioccolato? No, non sei sporco di cioccolato. Ma che schifo, ma siamo in diretta, ma ti prego. Le noccioline che sono rimaste lì. Ma questo va bene. Questo viene, va bene così, eh? Come sono vuole. Sono a casa mia. Si sta così bene qua? Sono stato più fuori che dentro. Vabbè. Incredibile. Questo anche è vero. Comunque. Senti, io direi a questo punto per sdrammatizzare sì. Un po' tutto, sì, che è il momento facciamo? Un po' più serio, con una bella canzone. No. Matteo, ma guarda un po', no. Ma guarda un po'. Matteo no. Ci canta la canzone. A fagiolo. Ma come no? Senti, adesso mi avete stufato. Tu te ne sei andato a metterti la crema detergente. Tu a mangiarti il gelato, adesso prendo e me ne vado anch'io. Basta. No, no, dai. Ascolta, no, come, no. Come se tu non l'avessi mai fatto. Senti, oltretutto me ne vado anche nel momento in cui suona l'opera verdiana. Perciò, ciao, ci vediamo dopo. Ma dai, ascoltala una volta. Sei tirato fuori l'opera verdiana. Siamo cosa fai, pinguini tattici? Ciao, vestita ciao, di ciao. Verde pure, guarda, diciamo. Ci sono io, ci sono sempre io che ti ascolto. Ma sì, sono contento. Dai, 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 su, vai. Sì. Allora, la canzone che facciamo questa sera è una canzone di Passenger. Oh! Di Passenger, oh. Che spero vi piaccia, è molto carina, si chiama Queenstown. Proviamo. Proviamo. To the morning in Queenstown, my heart starts to ache. Sitting on shade of the higher cars, throwing stones into the lake.
We didn't know that life would throw a little more than we could take. If I ever get back to Queenstown, I won't make the same mistakes. Do you remember the water on our skin? Cold as ice, sweet as gin. Drunk on love and life, yeah, we drank the whole thing down. I remember the soft summer air and the golden sunlight in your head, singing and laughing and driving the coast road down to Queenstown. Back to that evening in Queenstown, walking down by the pier, sitting on the shade of the piano man, when the moon shining down so clear. We were so young and feeling fine, but when we had no idea. If I ever get back to Queenstown, I have one for you, my dear. Do you remember the water that night, shimmering under the restaurant light? Drunk on love and life, yeah, we drank the whole thing down. I remember the magic in the air, the golden sunlight in your head, making love and sleeping safe and sound. Queenstown. Most fast, now years have passed, and I'm living on my own. I see you now and again through mutual friends, though I know that bird has flown. Sitting on a couch in this big old house, and I've never felt so alone. If I ever get back to Queenstown, I might not make it home. If I ever get back to Queenstown, I might not come home. Grazie. Grazie mille. Troppo buoni. Matteo Sibilla. Grazie mille. Grazie. Troppo, troppo. Eccessivo, eccessivo veramente. No, ma la telecamera mi ama. Così. Bene, bene, questo è il momento adesso importantissimo, perché adesso incontreremo Serena Pace, la nostra maestra di vita, no? Lei ci accompagna quotidianamente, anzi settimanalmente, nella vita, perché ci dà dei consigli importanti che potete seguire, perché sono veramente importanti per aiutarvi nella vita quotidiana. Quindi è il momento importante questo. Io direi di... Paolex, abbassa lo schermo, ci colleghiamo con Serena Pace. Serena Pace, sei in collegamento. Buonasera Serena, buonasera Serena, siamo contenti di averla qui con noi. Quali sono gli insegnamenti di questa settimana per vivere meglio? L'autodisciplina
e fare ciò che deve essere fatto quando è necessario, anche se non hai voglia di farlo. Sì, l'autodisciplina, sì, bisogna, sì, interessante, sì. L'autodisciplina è fare, quando non è necessario, quello che non hai voglia di fare, anche se non deve essere fatto. Allora, mi sembra come prima un po' più ingarbugliato, però vabbè, penso di aver capito. L'autodisciplina, sì, non va fatta se non hai voglia di farla. Sì, in effetti sì. In quel caso fingi un mal di testa. Ecco, vabbè. A volte è necessario. Sì, sì, questo è vero, sì. La maggior parte delle persone ragiona in questo modo. Dice, ok, comincio una dieta, non perdo chili, dopo un mese mollo. Dice, ok, comincio una dieta, non perdo chili, dopo un mese di pollo, mollo. No, dopo un mese di pollo, vabbè, forse è uno perché si annoia, basta, un mese di pollo, ecco. È proprio questo l'atteggiamento che porta al fallimento. Ah sì, il pollo, vabbè. È un po' come se... Ecco, vediamo un esempio. Dopo aver letto un capitolo di un romanzo giallo di Agatha Christie e non aver scoperto il colpevole, giurassi a te stesso di leggere solo più romanzi rosa di Nicholas Sparks. No, non va bene. È un po' come se... Un po' come se... Dopo un mese di palestra, abbandonassi gli allenamenti perché il barattolo di marmellata Zueg alle albicocche ancora non riesce ad aprirlo. Sarebbe triste, sì, dopo tutto quell'allenamento, sì. Se non stai raggiungendo il tuo obiettivo, non è perché le tue azioni sono errate. Molto probabilmente non ci credi abbastanza da avere la giusta costanza. Ah, sì, è vero, devo crederci, sì. Se non stai raggiungendo la casa di Costanza... Che c'entra la casa di Costanza? Non capisco. Molto probabilmente non è perché hai l'indirizzo errato. No. Ma perché non hai creduto abbastanza alle indicazioni che ti ha dato un tipo in centro a Cavour con un passamontagna e un marcato accento di Frosinone. Forse c'era qualcosa di strano, sì. Comunque devo cercare la casa di Costanza, non ho capito bene perché, però vabbè, sì. Grazie per questi suggerimenti, li metteremo in pratica, ci serviranno sicuramente nella nostra vita. Vuole lasciare i contatti al pubblico, i contatti per seguirla sui social? Contatti, sì. Serena... punto pace. È semplice, Serena punto pace, sapete come seguirla? Sì, ecco, sì. Bene, ce ne sono altri di contatti? Serena ha puntato dei carabinieri della caserma di Monte Grappa, chiamato d'urgenza per una violenta lite. Vi ordino per nome della legge di fare pace. Ma è un po' più complesso questo contatto, però prenderemo nota, grazie. Ce ne sono ancora, c'è ancora un... Serena, punto... Punto... Noi esageriamo adesso. Punto... Punto... L'agopuntura non fa male, anzi... piace. Questo io direi un po' per per i maggiorenni, facciamo così. Grazie Serena per i suoi consigli, alla prossima settimana. Grazie Serena. Si lascia sempre proprio una sensazione di pace. Sì. Proprio ti lascia proprio così sospeso, leggero, no? Vero. Poi questi così. Insegnamenti sono belli, fanno pensare. Guarda, mi ha commosso. Fanno pensare storia. E fanno pensare, perché poi non capisci niente. Io, esatto. Vabbè, però fanno pensare. Però la storia dell'appuntato che ordina di far pace. Commovente. Commovente, vero? Sì, mi sono sciolto. Mamma mia, che pace, ragazzi. Mangiato anch'io il gelato di là. Una pace pazzesca, oh. Hai incontrato la Serena Pace?
La seguo. La segui? Seguitela. Seguitela. È bravissima. Sì. Fantastica. Fantastica, fantastica. No, no, ma ti svolta proprio, veramente, io lo dico sempre, va bene. Senti, senti, sì. Adesso è un momento importantissimo, certo. È un momento, bisogna sfogarsi, sì. Noi sì, diamo sì, qui sì, l'opportunità al Teatro Moscerino col Mi Ritorno in Mente Show, RBE dà questa opportunità a chi vuole venire qua e sfogarsi di tutto quello che... c'ha dentro, quello sì, che vuole, che non ci piace, quello che vuole vomitare fuori, quello che... esatto, sì, tutto, lavoro, tutto, famiglia, casa, burocrazia, tutto quello che insomma vi tormenta, vi potete candidare e dalla prossima puntata potete essere voi quelli che nel nostro sfogatoio si lamentano. Che fai? Ah, bravo. Preparo. Prepari, bravo. Non era meglio che toglievi quella al centro? No, vabbè, no, no, preferisco. Che carino. No, mi piace di più, mi piace vabbè di più. Bene, allora andiamo, andiamo, noi lasciamo la linea a Paolexa, giù lo schermo con lo sfogatoio del Mi Ritorno in Mente Show. Io sono un po' timido, mi dite voi quando è che posso andare? Posso andare? Posso, vado? Va. Vai, 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 vada pure, può sfogarsi. Vada, vada, aspetti, non, guarda, non devo vai, dire vai, il mio vai, nome perché è protetto. Vabbè, io volevo solo dire una cosa sulla digitalizzazione. Non, mi avete detto di compilare il modulo, io ho scritto digitalizzazione, critiche, spinte sulle modalità di digitazione dei dati personali e delle generalità. Perché io di mestiere purtroppo devo spesso compilare i dati personali costituiti da nome, cognome, codice fiscale, data e luogo di nascita, residenza, domicilio, sede legale e così via, recapiti postali, email, posta certificata, numero di telefono fisso, numero di telefono mobile, fax. E quindi... naturalmente ci sono alcune cose sulle quali mi permetterei di fare degli appunti a coloro che hanno gestito la digitalizzazione personale della manutenzione, i webmaster e così via. Allora, cari amici webmaster, io voglio digitare una data di nascita, per esempio di una signora nata il 10 di agosto 1965. Io so scriverlo, ho ben due tastiere numeriche, una con i numeri messi in fila, un'altra con i numeri messi come il tastierino della calcolatrice, proprio di quelle vecchie, così. Ecco, io posso scrivere 10, 08, o posso scrivere GG, MMAAA, lo faccio. Perché invece mi dovete mettere un calendarietto dove devo scorrere tutti gli anni dal 2023 al 1965 fino al 10 di agosto per scoprire che era un mercoledì? Chi se ne... cioè, io ve lo dico, io sono una persona per bene, ma... io devo digitare molte date di nascita tutti i giorni. E le devo digitare sempre così e ripercorro tutti gli anni il Covid a ritroso, la crisi del 2008, l'attentato alle Torri Gemelle, la prima guerra del Golfo, il CAF Craxi Andreotti Forlani, il divorzio tra Banca d'Italia e Tesoro, ogni cosa, e arrivo praticamente fino a Mariano Rumor, al rapimento di Aldo Moro, alla strage di Piazza Fontana, e finalmente è nata questa bambina che a quell'epoca era grande così. Ma perché? E poi un'altra cosa, questa, mettetevi d'accordo tra di voi, perché io non è che... ma perché qualcuno vuole che uno scriva l'indirizzo costituito da via e poi il nome, che ne so, circonvallazione, e poi il numero civico, 10. Invece c'è altra gente che vuole via insieme a circonvallazione, separato il numero civico. Poi c'è altra gente ancora che vuole tutto insieme. Poi ci sono quelli
che naturalmente quando poi il browser ti salva gli indirizzi, poi ti compila le cose un po' così. C'era un campo dove si autocompila, io voglio scrivere via circonvallazione, non ci devo scrivere due perché due ha un campo a sé, ma tu mi metti il due insieme al resto. E poi ci sono molte altre cose che si potrebbero sottolineare. Per esempio, io devo scrivere un comune qualsiasi, non lo so, Leini, ecco. Allora, io lo so scrivere. Ho una tastiera. Perché devo selezionare il paese? Naturalmente il primo paese che è selezionabile è l'Afghanistan. Dopodiché devo selezionare la provincia, che non è Andria, Ancona, devo andare in fondo tra Teramo e Trieste, ci sta Torino, seleziono Torino. A volte poi c'è un po' di incartamento, perché nella provincia di Torino ci sono 312 comuni, è una delle province con più comuni. Quindi carica, perché ne deve caricare 312. Poi guardi la lista, non ne ha caricati 312, ne ha caricati quasi 400. Perché ci sono anche i comuni soppressi, i comuni ricostituiti, ma che poi sono stati ridivisi. Poi ci sono le frazioni delle località, le diverse grafie, perché magari tu sei nato a Leini, ma quando Leini si scriveva con la Y. E così via. Quindi sostanzialmente il caricamento è anche lungo. E questo vi fa capire una cosa, che loro accorpano i comuni per semplificare, ma in questo modo la lista dei comuni si allunga. Perché tu potresti essere nato a Vidracco, oppure dopo l'accorpamento potresti essere nato a Valdichi. Quindi in realtà compare sia Vidracco sia Valdichi, quindi ogni volta che accorpano, inventano un nome nuovo, la lista si allunga. E questa è la meraviglia. D'altronde poi, se voi siete nati in un comune della provincia di Asti, voi troverete tutta la provincia di Asti nelle rispettive province precedenti alla Costituzione della provincia di Asti nel 1936. Quindi troverete, per esempio, il comune di Odalengo. Non lo troverete soltanto in provincia di Asti, ma lo troverete anche in provincia di Alessandria, perché se siete nati prima del 1935, siete nati a Odalengo, provincia di Alessandria, e non a Odalengo, provincia di Asti. Propongo questo, cari webmaster. Ci avete mai pensato che qualcuno potrebbe essere nato a Trieste quando faceva parte dell'impero austro-ungarico? O che qualcuno potrebbe essere nato a Derna quando era una provincia italiana? A Massaua, quando faceva parte della colonia eritrea, era una giurisdizione della nostra Repubblica, ma del Regno sì. E niente, io vi faccio queste proposte, cari webmaster, per piacere, io sono un utente, prendete un feedback. È un feedback, niente di più. Io volevo solo dare questo feedback, perché non ho trovato un numero, un'email per contattare un webmaster. Bene, ma grazie per il suo sfogo, guardi, ci ha dato molte... Beh, non scappi. Beh, chiaramente, vabbè, vuole restare anonimo, per questo che non lo vediamo in volto. Anonimia preservata. Sì, mi dice la regia in questo momento che c'è un'altra persona che vuole sfogarsi, quindi questa settimana daremo l'opportunità a una seconda persona di sfogarsi, di venire qui e di lasciare andare proprio tutto quello che ha dentro. Quindi mettiamoci pure in collegamento, vediamo un attimo. Sorpresa questa, va bene. Collegamento, secondo sfogatoio, vediamo un po' chi si presenta. Questa. Ma senta un po', lei. Chi è? È vero che dobbiamo restare anonimi, però mi sembra di conoscerla. Lucrezia! Lucrezia, sei venuta a sfogarti? Sì, mi sono venuta a sfogare anch'io, ho fatto la candidatura anch'io per fare la sfogherella. La sfogherella. Senti, Lucrezia, perché sei venuta anche qui? Non ti basta telefonare tutte le settimane? No, mi ero stufata.
form sul sito, mi sono iscritta. E sei venuta nello sfogatoio? Sì. Bene, allora sfogati. Cosa vuoi sfogarti oggi? Su che cosa? Allora, sono uscita col mio fidanzatino Alfio la scorsa settimana. Non so se vi ricordate. Sì, il fidanzatino. Com'è andata col tuo fidanzatino? 6 anni e mezzo, come te? Malissimo! Malissimo. Come mai? Cosa è successo? Allora, non mi piace più, mi sono disinnamorata, c'ha mille difetti, oh, sì. che tristezza, veramente. Sì, perché non è la stessa cosa vivere le relazioni su delle piattaforme online come Kinder. Sì, certo, quando ti incontri dal vivo le cose cambiano. Sì, cambiano, sono molto più difficili. Molto più difficili, che cosa non ti è piaciuto di lui? Dai, sfogati. Allora, è un mammone. È un mammone, vabbè, ma 6 anni e mezzo. Sì, e vive ancora con mamma e papà. E vive ancora con... ci credo che vive ancora con mamma e papà, no? Dove lo volevi? Ma allora, secondo me si deve staccare da sua madre, no? Perché deve staccarsi da sua madre? Allora, una volta che abbandoni l'utero, basta, fatto. Una volta che la placenta si è distaccata, il cordone ombelicale è stato reciso, è giusto che ognuno vada per la propria strada. Ma mi sembra un po' presto. Tu dove volevi che vivesse? Non so. E magari in un monolocale. Eh sì, addirittura, da 6 anni e mezzo. Vabbè. Invece mi ha detto che non sa neanche caricare una lavatrice a 40 gradi. Perché tu lo sai fare? Sì, io so anche ripararla in caso di guasto. Ah, vabbè, sei portata molto avanti. Senti, esatto. Lucrezia, poi cos'altro non ti va di... Sfogati, cos'è che non ti andava di Alfio? Porta male i suoi anni. Porta male i suoi anni? Sì. 6 anni e mezzo portati male. Sì, ne dimostra già 9. Già 9, quindi sì. Vecchio proprio. È vecchio, ho già fatto il programma di quarta, sembra. Sa parlare già delle guerre puniche. Veramente si è portato avanti. Senti, ma non deve contare l'età nella vita, sai, in una relazione di coppia, sai? No, invece questo discorso ti conviene? Ma senti, Lucrezia, allora, dimmi... Comunque, ecco. Poi a un certo punto ho ordinato la cotoletta con le patatine fritte. Ecco, perché c'è stato, certo, sì, c'è stato a cena. E non sapeva neanche tagliarsela a pezzettini, è dovuta arrivare la mamma che sarebbe poi mia suocera alla fine. È arrivata la mamma e ha tagliato tutta la cotoletta al bimbo. Sì, e poi è rimasta con noi a chiacchierare. Ma sì, ma le suocere, sai com'è, è sempre un po' difficile il rapporto con le suocere, no? Sì, io non la sopporto proprio, abbiamo proprio delle vedute diverse con mia suocera, te lo dico. Sì, vabbè, senti, poi allora, su cos'altro vuoi ancora sfogarti? Cosa stai facendo, Lucrezia? Poi mi ha deluso moltissimo il post-serata. Il post-serata? Sì. Perché che cosa ti aspettavi dal post-serata? Ma lui si è fiondato subito nella piscina con le palline colorate degli animatori e si è messo a fare il gioca-giue. Si è messo a giocare con le palline, come fa un bambino di 6 anni e mezzo. Ma tu cosa ti aspettavi? Mi aspettavo ben altro, va, dal dopo serata, io meglio che non te lo dica, va? Ma Lucrezia, non voglio sapere, senti, tu sei un po' troppo avanti per i tuoi anni, sai che c'è? Basta, vai via, lascia lo sfogatoio adesso. Va bene, vado a innamorarmi di qualcun altro, va bene, sì, ciao Lucrezia, ciao, non tornare più Lucrezia! Che momenti che abbiamo vissuto in questi due sfogatoi. Che momenti, Lucrezia, è riuscita a intrufolarsi e arrivare... Ci piace il rischio. ...nello sfogatoio, una roba incredibile, mamma mia. Comunque, bene, fra poco, adesso vediamo un attimo, aspettiamo il ritorno di Marta. Marta, dov'è finita? A me lo chiedi? Non lo so, Marta, quella dove esce, sei, Marta? Quando canto io, esce. Esce? È un problema suo. Ah, adesso arriva, eccola Marta. Ha finito? Hai finito? Sì, da un pezzo oltretutto. Ah, meno male. Bene. Mi ero addormentata. Ma ti eri addormentata? Mentre cantava mi ero addormentata. Dai, vedi. Ma non dirlo così, ma... Vabbè, rilassa. Ma sì, ma tanto ormai. Vabbè, senti, vabbè. È il momento di riprendere un po' la nostra intervista. Giusto. Dai, vogliamo sapere un po' qualcosa di più dai nostri super ospiti. E allora, facciamo salire sul palco di nuovo i nostri 3 ragazzi che però... vanno a spodestare il nostro menestrello. Via, tu fuori. Fuori.
Bene, venite pure sul palco. Venite qui. Eccoci qua. Eccoci qui. Dunque, vediamo se ho imparato. Andrea Pautasso, Daniele Zago, Luca Valcarenghi. Mamma mia. Sentite un po', chi, curiosità, chi è dei tre che comanda? Che domanda difficile. Con il consenso o senza? Ah, col consenso di tutti. Ah, allora non io. Beh, vige la democrazia, per fortuna siamo dispari, quindi va benissimo così. Ci sono sempre il nord e il sud. E poi arriva il terzo che al prende centro. Il centro. che prende posizione. No? Quindi democrazia, insomma, vi confrontate, decidete sempre tutto insieme o c'è qualcuno che, non so, è la mente un po' più brillante, ma non è che voglio mettere qualcuno sul piedistallo, è semplicemente perché magari certe volte qualcuno è un po' più... Quello che alla fine si prende la ragione, cioè che per sfinimento dici sì, va bene, facciamo come dici tu, dai. Per sfinimento? Beh, dipende dalle giornate. Abbiamo un vincitore. Grazie. No, però tendenzialmente siamo forti per quello, siamo in tre, quindi veramente il numero dispari ci salva. Diciamo che ognuno... sa qualcosa, ma a me non serve, forse si sente anche senza. Comunque, ognuno di noi sa fare qualcosa in particolare, no? Quindi di solito se si tratta di un qualunque tipo di impianto elettrico, io e Daniele non ci mettiamo neanche mano, no? Cioè Luca dice che si fa così e noi solitamente diciamo ok. Se c'è qualcosa di fiscale, solitamente io e Luca non ci mettiamo mano a grandi linee e decide Daniele. Se si tratta di disegnare, insomma, non sanno disegnare, quindi disegno io. Il problema sta quando forse coltiviamo, che lì un po' tutti e tre dicono la propria, però alla fine sì, senza il consenso comando io, con il consenso, con il consenso tutti e tre, diciamo, che okay. è una democrazia totalitaria, da parte mia. No, però no, dai. Come si svolge una giornata lavorativa dentro Let's Green Italia? Come si svolge? Insomma, voi entrate in azienda, una giornata tipo, ecco, che il vostro lavoro in cosa consiste? È un lavoro che va molto a periodi, quindi sì, dipende, ecco, un attimino dal periodo dell'anno, qual è, diciamo, il lavoro richiesto. Adesso abbiamo appena finito la raccolta, quindi ci sarà tutto il periodo della pulizia del fiore. E nel mentre ne approfitteremo anche per riprendere un attimino i contatti con i fornitori, soprattutto sulla parte estera. Okay. Qual è il periodo più bello? Non questo. A me piace il periodo della raccolta, ma loro non saranno assolutamente d'accordo. No. No, beh. Non lo so, secondo me è coltivare il periodo più divertente. Okay. Sì, le piante sono belle quando crescono e tutto, è divertente. La raccolta è... faticosa, però tutto sommato si sta seduti, quindi può ancora andare bene, insomma, via. In questi anni le difficoltà più grandi che avete incontrato, cioè come adesso, vabbè, perché comunque ci saranno state, perché ogni lavoro ha delle difficoltà da superare, ma mettere su un'azienda penso che sia una cosa complessa, difficile e di difficoltà penso che ne abbiate affrontate e superate, perché se siete qui e sta procedendo tutto bene, perché se state procedendo alla grande. Quindi però qualche momento... Ma momenti di grossa crisi, tolto quando discutiamo, che quello è basilare, insomma siamo praticamente una relazione da 10 anni a questa parte, e tolti quei momenti lì, diciamo che il grosso del problema è stato quando a livello normativo si è andato a bloccare qualcosa e quindi c'è stato il momento in cui i fornitori ti chiamano e ti dicono, cioè quelli che comprano da noi ti dicono guarda, non compriamo più perché qua hanno bloccato quello, hanno bloccato quell'altro, rischi di dover chiudere, e tu comunque hai dato tutto te stesso, no, per cercare di fare qualcosa di interessante. Così come, parlo per me, quando rischia di grandinare è il mio momento di trauma esistenziale. Voi considerate che noi raccogliamo dentro delle... cioè, noi coltiviamo all'interno di serre che non sono però serre chiuse a vetro o in plastica, quindi sono semplicemente teli. E quindi diciamo che il tempo dice sempre la sua e purtroppo non potendo controllarlo è quella cosa che a me
crea un grosso trauma interiore ogni anno, si stacca un pezzo del mio cuore. Non so. Il primo anno si sta. Cosa è successo il primo anno? Ma il primo anno noi abbiamo avuto la brillante idea di mettere, citava prima il professore La Carmagnola, e abbiamo avuto il grande onore di coltivarla anche noi da fiore ed è stata una pessima idea. Le piante sono venute alte 12 metri, poi ha piovuto tipo giusto quelle 57 volte, che non è mai successo in estate. Insomma, abbiamo raccolto in orizzontale invece che le piante in verticale, ma è stato veramente, veramente un trauma esistenziale. Sì. Come siamo andati avanti non lo so bene, in realtà è un mistero, perché passettino per volta, sì, perché ci sono state un paio di mattine dove veramente abbiamo detto boh, va bene, va, andiamo a fare pure quello che tutta in realtà facciamo. però ne è valsa la pena, in realtà, perché poi il rischio secondo me ha ripagato e la voglia di continuare a farsi del male fisico ha ripagato nel tempo, quindi niente, lascio la parola. Chi è quell'ottimista, quello che quando succedono queste... Non io. Non ho capito, infatti, chi è quello? Non sono io. Parla l'ottimista. Io e Daniele su quello siamo i due ottimisti, ecco, quelli che ci credono sempre e cerchiamo... Si è impegnato, quello è vero, però sì, siamo noi quelli che cercano di tirare sul morale in dei momenti un po' difficili. Quanto è cresciuta l'azienda in questi 5 anni? Cioè, da quello che eravate all'inizio a quello che siete diventati oggi... Come vi vedete oggi, dopo questi 5 anni, ripensando appunto a quello che avete fatto nei primi tempi? Ma come persone siamo cresciuti tanto su quello, perché ci siamo resi conto che l'azienda è difficile, tutta la parte che è di lavoro, burocrazia, gestirla, ma quanto è stato difficile andare d'accordo tutti e tre e avere la testa di riuscire a gestire un'azienda, perché è partito come un gioco, come proviamo, facciamo, però poi ci siamo resi conto che il lavoro comunque è impegnativo, ci sono tante cose da gestire, quindi quella è stata una grande crescita che adesso dopo 5 anni vediamo veramente i ragazzi che eravamo 5 anni fa e quelli che siamo diventati oggi grazie anche a questo lavoro e a tutte le difficoltà affrontate, quindi quello è molto soddisfacente. E da qui a 5 anni che obiettivi avete? Questa domanda la sdoppio, qua c'è la parte di Andrea negativa, invece voi... Rimanere in vita. Visione comune. Sì, adesso stiamo continuando un attimino con la canapa. Sì. L'idea sarebbe quello comunque di iniziare con altre coltivazioni, sempre magari con piante officinali, e tirar fuori altri prodotti derivati, perché abbiamo scoperto che si possono veramente fare tantissime, tantissime cose. Sì. C'è un qualcosa che non ha fatto ancora nessuno e che voi avete già lì in testa magari di poter fare qualche... Beh, no, però aspetta, no. Se si può dire, ovviamente, non vogliamo anticipare la concorrenza. No, non ci arrighiamo il diritto di essere, diciamo, i creatori di nulla, però sì, abbiamo già dei nuovi progetti in mente, quindi li stiamo portando avanti anche con delle collaborazioni. A breve usciremo con una crema per tatuaggi. Sì, stiamo collaborando con un tatuatore che appunto ha avuto dei riscontri positivi utilizzando la nostra crema anche dopo il tatuaggio, e quindi volevamo fare un prodotto apposito per i tatuaggi. E ora la domandona fatidica. Il pubblico la sa già, potrebbe dirlo in coro, guarda. Però ve la diciamo noi. Sì. Tremate, no, vabbè. Il sogno, il vostro sogno, potete farlo in comune, insieme, come società, come azienda, oppure anche singolarmente, il vostro sogno. Penso di poter parlare per tutti e tre. Spereremmo di vedere veramente la canapa libera, nel senso che non venga più considerata come un tabù, che si possa commercializzare senza grossi problemi, che si possa vendere effettivamente per quella che è la sua destinazione finale, senza troppi problemi, senza troppe acrobazie all'italiana, diciamo. Certo. Questo uso collezionistico è ancora veramente un escamotage che però provoca ancora dei problemi legali anche a molti operatori del settore. Sì, sì. Secondo voi c'è questa possibilità nel breve tempo? O, cioè c'è una buona speranza o... No, nel breve tempo è molto difficile, sicuramente non possiamo tornare indietro, quello sì, è difficile prevedere il futuro perché comunque ci sono anche tanti interessi in gioco. Sì, sì, certo. È più sentimentale. No, tolta la parte della canapa, penso che...
vabbè, per me in realtà, ma penso sia sogno comune, rimanere insieme più a lungo possibile, fondamentalmente, sostanzialmente, credo che ci sia voluto veramente una fatica esagerata per riuscire a sopportarci e riuscire a mantenere un livello, insomma, costante di amicizia senza mai odiarsi a morte, quindi credo che valga la pena combattere per tutto il tempo possibile e spero fra 10, 15, 20, 50 anni di avere ancora la possibilità di stare al fianco di questi due personaggi che tutto sommato mi sopportano ed è una gran cosa. Veramente complimenti. Bene, è bellissimo vedervi tutti e tre, l'armonia che c'è comunque, l'armonia nel senso, avete una bella dinamica però, si vede. E ricordiamo un attimino, allora, Let's Green Italia si trova a None, avete fatto già degli open day, immagino che ne farete altri, volete lasciare anche due contatti, magari chi è interessato a online, sui social, perché magari qualcuno è interessato anche, si avvicina al Natale, quindi insomma. Si avvicina al Natale. Allora, pagina Instagram, Let's Green Italia, scritto tutto attaccato, dovete scriverlo per esteso perché insomma Instagram blocca anche le pagine che trattano materia di canapa e quindi è più complicato trovarle. Let's green Italia. Okay. Let's green Italia punto punto Let's Green Italia e poi www.letsgreenitalia.com per il nostro sito web o anche it.letsgreenitalia www oppure www.letsgreen.italia. Dipende un po' da come ve la sognate. Così prima ci hanno detto, noi ripetiamo solo. Comunque questi sono le due, diciamo, contatti più importanti, altrimenti comunque se scrivete Let's Green Italia su Google trovate il fantastico numero di Daniele. Potete disturbarlo anche alle 3 del mattino, lui di solito non dorme, o forse sì, adesso non lo sappiamo però. Poi comunque anche alle 4, se volete un qualsiasi prodotto, Daniele ve lo porta, e quindi siamo sempre disponibili, anche per incontrarci direttamente in azienda. Bene, grazie ragazzi. Grazie a voi. In bocca al lupo per tutto, veramente. Grazie. Siamo ormai verso la conclusione. Eh sì. Quindi sì. Allora ci avviamo. Facciamo salire quel poveraccio. Sì, facciamo salire il nostro, la nostra orchestra. Eccola. Bravo, la nostra orchestra. I nostri archi. Il nostro primo violino. Stava così bene di là. Bene, so. Siccome siamo alla fine, alla conclusione, no? Dobbiamo pensare un po' al fine settimana. Certo, è giovedì che sera. Facciamo sto fine settimana? Che facciamo? Bello, fa brutto, piove, grandina, fa neve. Ecco, dobbiamo scoprirlo e lo scopriamo con il miglior servizio meteorologico attualmente presente in Piemonte, cioè meteo3.net. Ecco il nostro meteorologo, quindi colleghiamoci in Paolexa, abbassa lo schermo. Buonasera cari amici di Meteo3.net, benvenuti alle previsioni sulla regione Piemonte e il nord-ovest. Siamo qua nella nostra bella regione, abbiamo questa perturbazione che però, come vedete, la perturbazione numero 3 se ne va e ci schiva, chissà, non le piace. Questa è praticamente poi fa insomma velature, rannuvolamenti, ma niente di che. E quindi fondamentalmente poi ci sarà un po' di vento di favonio, un po' caldo, e porta via le nuvole, un po' di vento. Quindi niente, basta. Previsioni per la settimana. Vogliamo leggere un messaggio che ci è giunto dai nostri telespettatori, dai nostri radio e ascoltatori, dai nostri libro e lettori che ci seguono attraverso tutti i vari media che Meteo3.net passa in tutti i media, e ci scrive la nostra amica Fatima. Dove sei Fatima? C'è scritto Fatima di Lagnasco. Io sono da Lagnasco, c'è il mele, mi piace, ma sono stato a Lagnasco. C'è due castelli a Lagnasco, ma siete matti. Allora, c'è praticamente Fatima ci scrive: voglio che raggiungano la redazione di Meteo3.net
metto tre punti dentro, i più sinceri complimenti di cuore. Grazie, grazie. Grazie Fatima, grazie, ma guarda, grazie Millibar, guarda, guarda, guarda Fatima. No, perché io adesso Fatima te ne racconto una. Allora, sai che c'era il nostro professore Bonanima di Ettore Pascal, è un grandissimo professore di fisica dell'atmosfera che aveva tutta la nostra classe. Noi quando andavamo gli portavamo la tesi perché ce la correggesse, portavamo il plico e lui ci faceva: ah, e lei mi porta la tesi, grazie Millibar. Ci diceva sempre, e noi gli dovevamo rispondere senza... prego Ettore Pascal, perché? Perché, te lo spiego Fatima, perché? Lui si chiamava Ettore Pascal, no? E allora tutti lo soprannominavano Ettore Pascal. E allora praticamente lui ti diceva grazie Millibar perché il Millibar è convertibile 1-1 con Ettore Pascal. E quindi praticamente questo era il gioco. Ma tu devi sapere che noi altri, come la società meteorologica di Moncalieri, è un po' così, no? Però è sempre bello. Allora, adesso noi, alla memoria del professor Ettore Pascal, abbiamo pubblicato un libro postumo con i suoi scritti, e il titolo, perché è internazionale, si chiama New Data Over Climate Change. E per le edizioni metto tre punti nelle società meteorologica, pardon, Weather Society Moncalieri. E quindi niente, mi raccomando, acquistatelo, e sapete dove che trovate anche la reclam di questo libro? Se scaricate l'app vi viene fuori, vi manda su la reclam di questo libro, così oltre ad avere la reclam adesso ce la vedo anche sull'app. Quindi scaricate l'app. Avete presente? Bon. E bon, arrivederci, buonasera amici di Metotrabunet, buonasera. Bene, sappiamo cosa fare sabato e domenica, no? Sì. Per c'è una piccola perturbazione, c'è il vento, c'è un po'. Sì. Vabbè, ma va tutto ma via. Ma sì, va tutto via. Va tutto perturbazione via, va tutto 3 via. Va via. Bene, 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 siamo bene, arrivati alla fine. Conclusione. Conclusioni, ci siamo, dobbiamo fare i saluti. Allora ringraziamo un po' di persone. Innanzitutto iniziamo a ringraziare RBE, ovviamente. Ma poi partiamo da chi ha reso la nostra orchestra! Grazie a tutti! Siete troppo gentili, grazie. Il nostro maestro di piemontese, 2858 personaggi, lui è un fenomeno, Simone! Simone! Come fai spazio, come fai spazio? E i nostri immensi super ospiti, Andrea, Daniele e Luca. Venite, venite! Siamo bene. Ringraziamo il pubblico qui del Teatro del Moscerino, grazie per essere grazie. Venuto. Il pubblico da casa, ringraziamo. Mattia Stesano, Samuele Benecce, Michele Comba, grazie anche a voi, grazie. E naturalmente ringraziamo tantissimo Marta e Samuel per la miglior conduzione che questo programma possa mai avere. Vediamo giovedì prossimo sempre alle ore 21 sul canale 87. Marta, poi? Sì, poi ci potete seguire anche sul sito www.rbe.it. Siamo in diretta il giovedì sera alle ore 21 come in TV, e se avete perso la puntata, questa, quelle prima, quelle dopo, le perderete, non c'è problema, sul canale YouTube di RBE le trovate tutte quante, quindi grazie. E a questo punto io direi che possiamo concludere con la sigla! È stato divertente giocare in allegria. C'è un solo inconveniente, che il tempo vola via.
addio, addio, amici, addio. Noi ci dobbiamo lasciare, ma ehi, io dico che è ok, io non vedo l'ora di tornare, voglio ritornare. Addio, addio, amici, addio, venite giovedì da noi, con me ritorni in mente su RBE, torneremo per giocare con voi, qui con voi, qui con noi. Ciao a tutti, buonanotte! Grazie per essere stati con noi!